La settimana di Violetta. Violetta torna a Buenos Aires e nonostante le difficoltà iniziali... Tesoro, sta tranquilla. No, altro che tranquilla. Mi porti da un paese all'altro, all'aeroporto mi perdono la valigia, non ho più niente, papà. I continui screzzi con suo padre. Sei impossibile. Perché nessuno mi ascolta, papà, neanche tu lo fai. E i segreti della sua famiglia... Mia sorella viveva solo per la sua carriera. Andò tutto bene finché non nacque Violetta. E mio padre insistette per farle fare quell'ultima tournée. Maria... Il vestito di sua madre. Un incontro darà un colore nuovo ai suoi giorni. Posso accompagnarti a casa? Scordatelo. Non posso dimenticarmi di te. Chi è? La conosco? Vi siete messi insieme? No, non so neanche il suo nome. Ben presto, però, anche le cose più dolci avranno un gusto un po' amaro. Spiegami una cosa. È vero che ti chiami Violetta e che sei milionaria? O forse è solo il caso che rende tutto più confuso. Aspetto la tua telefonata. Ti andrebbe di fare un picnic? Perché non lo fai con... la tua ragazza? Perché non ce l'ho? Mi perdoni lo stesso. Ah, bravo. Una bella ragazza come te non deve essere triste. Qualcuno mi aiuti, spegnete tutto. Perché mi state facendo questo? Aspetta, noi non c'entriamo niente. Ti odio. Milla, sei una... non ho parole. Allo studio 21 un compito servirà a stemperare gli animi. Dobbiamo fare il compito assegnato, insieme siamo migliori. No, noi insieme siamo migliori, voi siete peggiori, capito? Almeno così crede il nuovo direttore della scuola. Ma avete qualcosa di pronto o no? Abbiamo musica e coreografia. Una cosa è certa, lo studio 21 è il sogno di tanti ragazzi. Qui, come sul palcoscenico, lo spazio dovete guadagnarvelo ogni giorno. Nuovi talenti potrebbero rimettere tutto in gioco. Guarda dove mi ha chiesto di accompagnarti. Per saperne di più, non perderti la nuova serie Disney Violetta, dal lunedì al venerdì alle 20:10 e in replica alle 14, solo a Disney Channel.